Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuto sul mio canale Dall'Otto Idea. Oggi vi voglio fare vedere, visto che ho avuto diversi commenti, come fare l'acquario, che ho già un video esistente sul mio canale. Molte persone mi hanno chiesto di fare tanti video, purtroppo io li faccio quando mi servono gli acquari. Ora, in questo caso, sto andando ad assemblare alcuni acquari di un amico mio, che l'avevo già tagliati, già sono pronti da assemblare. Già uno l'ho assemblato, ora ve lo faccio vedere. È 36 per 20 per 20, perché già questo l'ho assemblato. Ora vi faccio vedere, per chi vuole fare un acquario all'incirca 100, quasi 100 litri, all'incirca su e giù, un acquario da 60 per 40 per 40, moltiplicando saranno 96 litri circa. Perciò all'incirca, questa procedura che vi faccio vedere, potete essere tranquilli che l'acquario viene incollato magnificamente. Questo però garantisco io. E poi ovviamente, se voi dovete fare un acquario più grande, come ovviamente cambia anche il vetro, più di spessore il vetro cambia, no? Base il volume dell'acqua, cambia anche il vetro. Questo qua stiamo parlando di un vetro dai 5 mm, perciò non è un vetro, diciamo, molto consistente rispetto a un vetro da 1 cm, quando andiamo a fare un acquario all'incirca 200-300 litri di acqua. Quello ci vuole già un vetro già 1 cm di spessore. Questo fino a 100 litri lo potete fare in questo modo, come io vi farò vedere, che io quando andrò a incollare ora questo acquario con molta semplicità, insomma, lo può fare anche, diciamo, anche un bambino. Di come lo sto andando a incollare, andiamo ad assemblare e poi vi spiegherò, diciamo, la misura, perché ancora non l'avete capito la misura del vetro. Allora, questo qua è un vetro 50 per 28, vedendo, vi faccio vedere, è 50 per 28, vedendo, 50 per 28, mettete della carta di sotto. Io sto utilizzando questo tappeto, in modo che viene uniforme, diciamo, dove viene appoggiato. L'importante è quando andiamo a fare, poi dobbiamo pulire con l'alcol, diciamo, con l'alcol dobbiamo pulire bene. Già io l'ho fatto, ve lo sto facendo vedere. Dobbiamo pulire bene, diciamo, dove vengono assemblati tutti i lati dell'acquario, così che poi, quando sarà il momento, lo andiamo a pulire per bene. Ora lo andiamo a mettere così, come vi dicevo poco fa, che deve essere, diciamo, 1 cm in più, 20 cm in più, così. Andiamo a mettere della carta adesiva. Per ora, per tenere solamente il vetro, poi si sta tenendo uno e uno, due, per tenere solamente il vetro. Ora poi vi spiegherò, diciamo, le misure giuste per l'acquario. Ora andiamo a prendere l'altro vetro. Andiamo ad assemblare così. Della carta adesiva, ovviamente quella buona, che appiccica bene, mi raccomando.
vi sto facendo vedere, diciamo, l'assemblaggio del vetro. Basta della carta adesiva così per andare ad assemblare, diciamo, il vetro sia sotto che sopra. Così è semplice, semplice come fare un acquario. Lo può fare anche un bambino così, in queste condizioni. E vi garantisco che, come lo sto facendo io, vi garantisco che, non ci sono pezzi, che poi vi farò vedere quando sarà il momento. State vedendo? L'acquario è tutto assemblato, state vedendo? Allora, una volta che è stato assemblato il vetro, come vi ho fatto vedere, il beccuccio deve essere tagliato così, non obliquo, diciamo così, un pochettino dritto. Andiamo a far uscire un pochettino di silicone, lo andiamo ad asciugare. Iniziamo da sotto, premendo così, mano a mano che premiamo, camminiamo, state vedendo così. Ora, quando sarà il momento che ci passiamo il dito, però vi faccio vedere. Vi faccio vedere, diciamo, come vado. Puliamo, iniziamo anche di sopra. Così. Puliamo. Iniziamo anche di sopra. Man mano che camminiamo, premiamo la pistola ovviamente, giusto? Così. Premiamo. Facciamo anche di sopra. Insomma, come lo faccio io così, potete stare garantiti che fino a 100 litri tiene. Poi potete andare anche di più, non lo so. Ok, allora una volta già siliconato tutti i siliconi, non ci resta altro che passare il dito così. Se si riempie il dito ovviamente lo asciughiamo, perché sennò si sporca il vetro, così. Così. Con questa pressione che noi andiamo a fare con il dito, entra anche nelle fessure. Andiamo a fare sia così. Così, sto vedendo. Sia così, insomma, è facile facile come fare una pagina, non è che è tanto difficile. Il dito resta ugualmente sempre pulito, così. Ora non ci resta passare sempre qui sotto. E l'acquario è incollato. L'acquario è stato incollato, state vedendo, già ho passato il dito così, così, state vedendo, tutto quello in più già l'ho tolto, così, lo asciugate, state vedendo, lo asciugate un pochettino, così, e poi fate questo qua di sopra. Questo qua di sopra, così. Come ho fatto io, vedendo, è stato già assemblato. Va bene. Ora asciuga. E poi vi farò vedere. Ora nel frattempo faccio anche quei due. Quelli là, uno e una, due. Già uno già l'ho fatto, che è quello là. Poi vi farò vedere quando lo do a incollare. Allora, una volta incollati, così di con, come vi ho fatto vedere poco fa. Uno e uno, due.
gli ho fatto questo favore di ingollare questi acquari e nel frattempo ho fatto il video per fare vedere alle persone che si vuole fare una vasca in modo semplice, facile, in questo modo la può fare fino a 100 litri, la può fare in questo modo. Poi ovviamente dopo i 100 litri, che c'è più pressione, più portata di acqua, ci vuole un ingollaggio, diciamo, un po' più professionale, no? Che io ho un video sul mio canale che metterò poi alla fine del video, metterò questo video come fare un acquario. Va bene, ora aspettiamo che asciuga, poi vi farò vedere il risultato che le andrò a riempire di acqua. Sono trascorsi già 2 giorni che ho fatto asciugare bene il silicone. State vedendo, come potete vedere, guardate che consistenza, come viene incollato in questo modo. Allora, io ora vi porto un paracone semplice semplice. Se noi dobbiamo fare un acquario, che so, 50 per 30, un'ipotesi, perciò dobbiamo fare 3 lastre 50 per 30 di altezza, che poi caserebbe un vetro destro, un vetro sinistro e uno di fondo. Questo esterno e questo viene incassato tra tutti e due. Poi che cosa dobbiamo fare? Le lastre che sarebbero, sì, questi qua dei laterali 1 e 1 2 devono essere ovviamente 30, come abbiamo detto, 50 per 30, 30 più spessore del vetro. Per esempio, ovviamente noi non la possiamo fare questa 30, perché già è 30 e questo qua, il spessore del vetro, che so, è mezzo centimetro, dobbiamo fare 31, perché copre mezzo di qua il vetro e mezzo di qua, come state vedendo. Così state vedendo che va a incollare questo qua, questo praticamente deve incollare tutti e tre vetri, uno, due di fondo e tre, perciò deve essere, in base allo spessore del vetro, deve essere questo più grande. Questo è 30, giusto? Mettiamo che questo qua è 30, il spessore del vetro è mezzo centimetro, perciò c'è mezzo centimetro di qua e mezzo di qua, c'è un centimetro, perciò dobbiamo fare questo 31. Questa è un'ipotesi che vi sto portando, avete capito? Penso che avete capito. Va bene, detto questo, ora io tolgo il nastro adesivo e poi ora le vado a riempire e vi faccio vedere diciamo il procedimento, che è andato tutto a buon fine, e per dare un pochettino di fiducia a voi che si vuole fare una vasca per l'acquario. Allora, dopo aver tolto la carta adesiva tutto attorno, ora le sto andando a riempire, come potete vedere qui in diretta. Mi piace fare vedere i video alle persone la verità nel video, che non, però non stanno perdendo. Per ora state vedendo, una goccia di acqua qua non c'è. Ora le facciamo riempire, aumento ora un pochettino la pressione, le facciamo riempire, e così voi vedete che quando, se dovete fare una vasca così come l'ho fatto io, potete stare tranquilli. L'importante, quando andiamo a passare il silicone, lo andiamo a premere diciamo nelle fessure, in modo che entra anche nei body di dentro, diciamo, perché una volta che vengono incollati con la carta adesiva, c'è un pochettino di spazio resta, in modo che per entrare il silicone nelle fessure. Bello, con il dito pressiamo, man mano che passiamo pressiamo, come ho fatto io. Casomai, se voi non siete sicuri, li potete passare poi, quando sarà il momento, un'altra passata di silicone leggera leggera, quando sarà più asciutto. Però se voi lo passate bene e entra in tutte le fessure, viene sigillato bene, diciamo, va. State vedendo come già non c'è nessuna perdita. Guardate, vi faccio vedere meglio, non c'è nessuna perdita. A quest'ora già usciva l'acqua in tutte le parti, se c'era già qualche perdita. State vedendo, non c'è nessuna perdita. Ad ogni modo, io le faccio riempire quasi tutto all'ollo e poi faccio, inutile che prolungo il video, così vi faccio vedere poi il risultato finale. Ora le faccio riempire questa e quelli e quei tre, diciamo, così concludo il video. Ho finito di riempire le vasche, guardate,
la verità che vi faccio vedere, guardate che sono riempite quasi, quasi all'ollo. Guardate, io le passo la mano è asciutta, state vedendo? Non ci sono nessuna perdite, guardate che c'è qua. Vi faccio vedere qua, questa è la verità, state vedendo? Perciò state tranquilli, guardate. Guardate che non c'è neanche una perdita, è tutto asciutto. Tutto asciutto, state vedendo che non c'è nessuna perdita. Sono riempite, state vedendo spessore. Qua, state vedendo? Questo qua sono tutte le misure che ho fatto io, state vedendo? 1, 2, 3, 4, insomma le misure che mi ha portato, diciamo, questo amico mio che per farci questo favore li ho incollate. Va bene, allora, inutile prolungare il video, vi ho fatto vedere qui la verità, state vedendo la verità, ho utilizzato un silicone normale, ripeto, io utilizzo sempre un silicone normale, siccome ho avuto diversi commenti, meglio a squadre, mettere, insomma, poi se volete mettere le squadre, le mettete ad ogni modo, potete fare quello che volete, non dovete copiare sul mio video, però io vi sto garantendo come l'ho fatto io, potete stare tranquilli. Un silicone normale che potete comprare all'incirca, non arrivo forse neanche 3 euro. Questo qua multiuso universale acetico normale, un silicone normale. Poi ripeto, voi potete fare quello che volete, se volete mettere un silicone specifico, un silicone che so particolare per gli acquari, le potete mettere qua, nessuno vi sta obbligando, diciamo, a utilizzare questo che vi sto dicendo io, poi fate voi. Va bene, io ho fatto tutto il procedimento, ho riempito le vasche per sicurezza, ma non per mia, per sicurezza, per fare vedere a voi la verità, questa è la verità, una perdita non c'è, gli acquari sono pieni, strapieni, diciamo, che poi non si fanno pieni in questa altezza, si fanno sempre un pochettino più basse. E niente, che devo dire, questi sono i risultati. Molte persone, quando ho fatto, che ho diversi video sul mio canale, che ho fatto l'acquario, quelle sono acquari particolari che ho fatto perché sono di grande capacità di acqua, perciò ho dovuto fare da un altro sistema di incollaggio. Modo, se voi non volete vedere poi tutte queste strisce, diciamo, potete mettere anche della carta adesiva, calcolate, diciamo, che so, mezzo centimetro, mettete tutta la carta adesiva a girare, insomma, fate voi se non volete che si vedano queste strisce, dove ho passato il dito con il silicone. È l'angolatura, diciamo, del silicone con la quale, cioè, sta anche bene. Poi, voi quello che volete fare, fate. Va bene, allora io concludo il video, spero che questo video vi sia piaciuto, come ho fatto questi acquari, e niente, se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, se vi volete iscrivere sul mio canale mi può fare tanto piacere, così quando carico un video sarete aggiornati. E che dire, un abbraccio a tutti da Giovanni dall'OTT, ci vediamo nei prossimi video, ciao, al prossimo video, ciao.